noi metteremo questo olio qui, DOT 5.1 Bardal, uno dei più costosi che ci sono in commercio, 10 euro per ogni 250 millilitri. Ovviamente mettiamo questo perché ti dà una resistenza alle alte temperature maggiore, come si può vedere dalle specifiche. Ha una temperatura di ebollizione molto più alta rispetto a quello che può essere un 3 o un 4, e l'unica cosa che il 5.1 andrebbe cambiato più spesso, tipo ogni 6-8 mesi, massimo un anno, ecco, perché si degrada molto più velocemente. Questo è giallo, quindi in realtà faremo fatica a vederlo. Sembra cedrata. Ma se vuoi assaggiarla un po'. Dopo sono un brindisi. Ok, intanto così. Ok. Già il colore si vede differente anche dalla vaschetta. Andiamo. Vai. Apri. Chiuso. Chiuso. Apri. Chiuso. Ma che comunque era tanto nero l'olio. Vai, apri. Chiuso. Buon, ora puoi aprire. All the way down. Chiuso. Dai. Apro. Chiuso. Vai. Ok. Vai, dimmi di quando stai tenendo premuto. Vai. Apro. L'hanno tirato bene questo. Vai, vai, pompa. Vai. Pompa. Vai. Pompa. Vado. Vai. Qua, tappo chiuso, pinza a posto, mettiamo una gomma. Lui a fare cioè come sono, cioè non a scatti così boom, come fanno i gommisti, no? Cioè prenderlo e accompagnare fare, solo e accompagnare solo, esatto. Bene, stiamo andando a provare a testare i freni dopo aver cambiato completamente l'olio, avendo messo un Bardal 5.1,
un po' costoso, però diciamo uno dei top di gamma della categoria 5.1 dei DOT, perché l'ho pagato ben 10,90 € per 250 ml, quindi un prezzo un po' alto, però devo dire che già ora che sto andando ai 20 all'ora si sente la differenza, ovviamente come prontezza sul pedale. La differenza la fa quando il disco ovviamente è caldo, a alte temperature, e andiamo a provare sperando di non andare dritto a qualche rotonda. Proviamoli un po'. Sì, adesso si sente che... la prontezza, eh? Direi che frenano bene. Sì. Importante. Testiamo anche la tenuta di strada, già che ci siamo. Telecamera, perché io sto